Dalla girandola di traslochi che hanno interessato le scuole di Sapri è venuto fuori un episodio divenuto un caso nazionale. Gli operai dell'impresa incaricata dal comune di ripulire il centro polifunzionale destinato da oggi all'accoglienza della scuola media di Santa Croce, senza accorgersene, hanno cancellato all'interno di una vetrata il doppio ritratto in vernice bianca realizzato dal noto artista spagnolo Gonzalo Borondo, un'opera prodotta in occasione della manifestazione Oltre il muro dedicata alla street art. Il graffito era prezioso anche perché era l'unico realizzato dentro un edificio. Difatti l'artista fu convinto a dipingerlo non all'esterno, come vuole la filosofia della street art, ma all'interno per evitare che venisse rovinato dalle intemperie. Considerando come è andata a finire, Borondo avrebbe fatto bene ad imprimere la sua creazione su una parete esterna del polifunzionale, sicuramente sarebbe durata più a lungo. Il sindaco ha già chiesto scusa all'artista e lo ha invitato a tornare in città. Siamo certi, ha detto il primo cittadino Giuseppe Del Medico, che l'artista accetterà le nostre scuse e verrà a Sapri per regalarci altre emozioni con le sue opere. Intanto attende la sua risposta. Per il momento sulla vetrata sono visibili i resti del dipinto sfuggiti alle spazzole dell'impresa di pulizia.